Ragazze, eccoci qui in questo nuovo video. Allora, faccio un paio di premesse. Primo, sono depressa. Sto veramente vivendo dei giorni pessimi perché io odio la primavera, la odio profondamente. Tutti gli anni a primavera non fa altro che piovere. Piovere, cioè è tipo la stagione dei monsoni, no? Piove da marzo a giugno. Piove e basta. Sì, ogni tanto magari c'è un giorno di sole, ogni tanto proprio capita. Per esempio, prima di fare questo video c'era un bel sole, dico, oh, faccio il video, mi è tornato il buon umore. Mi sono truccata, mi sono preparata. Pioggia. E quindi adesso ho messo, siccome non avevo neanche la luce, ho messo l'impostazione dei light sulla videocamera, così sembra che ho la luce del sole, ma in realtà è un'impostazione della Canon. Poi altra cosa, i miei capelli oggi li ho lasciati così, li ho lasciati nature, senza extensions, senza cose varie. Come sapete, non mi piaccio con i capelli di questa lunghezza. Però siccome sono depressa, non volevo mettermi l'extension, perché sapete che quando si è giù di morale ci si autocompiange, ci si piange addosso e non si cerca di migliorare, quindi non ho messo l'extension, però c'è una cosa che forse potete notare, cioè il mio colore viola senza extension nere si nota un po' di più. Si nota? Sì, un po' si nota. E spero non si noti invece la mia ricrescita bionda che mi fa sembrare. No, per ora ancora no, però la ricrescita bionda sul nero è bruttissima perché dà un effetto ottico il chiaro sotto al nero che fa sembrare calve, però non è ancora il mio caso. Quando mi vedrete con una riga così, vorrà dire che dovrò andare a rifare la tinta. Niente, allora veniamo al vi motivo per cui faccio questo video. Nonostante la mia lunga premessa, però oggi sto così. Tempo orribile. Cioè no, sto davanti alla finestra, vedo sto tempo, vedo la pioggia e dico, voglio morire. Cioè veramente odio la primavera, dovrei cancellarla. Che poi in inverno c'è sempre, per dire, in inverno c'è sempre il sole, gli inverni qua sono belli, sempre soleggiati, le estati anche, gli autunni anche, la primavera piove. Basta. Cambiamo discorso e parliamo di cose molto sbrilluccicose e colorate, perché grazie alla nostra cara amica Lacrimuccia, che saluto. Vi ho già parlato di lei in un altro video, non mi ricordo quale, e ora ve la cito di nuovo. Veramente una ragazza che mi è stata davvero utile, perché Lacrimuccia, tu hai veramente realizzato il mio sogno di make-up. Ovvero, io nei suoi video, guardo sempre i suoi make-up tutorial, fa dei tutorial molto molto fighi. Nei suoi video usa sempre, cioè sempre, non sempre, però quasi sempre usa trucchi della Sleek, le palette della Sleek, che io non conoscevo, una marca che non conoscevo. Li ho visti usare da lei e insomma mi sono meravigliata di quanto belli fossero questi trucchi, in particolar modo un paio di palette che ho comprato e che ora vi mostro. Queste due palette Sleek, di cui una è Acid e l'altra è, oddio, non c'è scritto, Sparkle, l'altra è Sparkle. Ora cominciamo dalla mia preferita, io in realtà ho visto la Acid nei video di Lacrimuccia, e ho subito sono andata per prendere la Acid. Poi ho visto la Sparkle in un altro video di Lacrimuccia in cui fa vedere i suoi ombretti preferiti e non ho potuto non comprarla. Allora vi faccio vedere la Acid, poi vi dico anche dove le ho prese. No, scusate, la Sparkle. Questa è la Sparkle ed è straordinaria. Adesso vedete che è tutta luminosa.
Adesso vi swatcho un paio di ombretti. Allora, questo qua è questi due. Questo qua è un po' più scuro, questo qua è un po' più chiaro, sono meravigliosi, meravigliosi. Guardate. Guardate che meraviglia di tutti glitterosi. E questo qui è un po' più chiaro, però più o meno sono simili. Poi c'è questo rosa, rosa glitteroso, fucsia glitteroso. Metti a fuoco, è veramente magnifico. Poi cosa vi posso far vedere? Questo blu glitteroso. Dai, su! Metti a fuoco! Metti a fuoco! Metti a fuoco, veramente! Ti butto dalla fece. Cioè, già piove! Metti a fuoco, bastarda! Metti a fuoco! Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ha messo a fuoco. Guardate che bello! Scusate per i miei intermezzi isterici, ma sono meteoropatica, come avrete capito. Poi vi faccio vedere questo, che è anche un nero. No, è un blu più scuro, un blu più scuro. Questo qui. Vedete? Come vedete, è molto molto figo. Poi adesso non ve li sto a swatchare tutti, comunque sono tutti molto fighi. Passiamo alla Acid. Che la Essie, devo dire, non ho ancora provato. È meravigliosa, dei colori bellissimi e ultra shock. Allora, vi swatcho questo bel verde. Guardate qui che bel verde. Questo bel viola. Viola rosa. Poi cosa posso swatchare? L'arancione. Il giallo. Guardate che bel giallo. Il fucsia. Ho finito le dita. Ah, qua c'è la mia videocamera. Ah, guardate. Guardate, mi vedo nello specchio. Vabbè. E vi swatcho anche un azzurro. I miei swatch sono molto professionali. E niente, ragazze, queste due palette meravigliose, veramente meravigliose, sono appunto della Sleek. Si trovano in giro per il web. La Sparkle mi pare fosse un'edizione limitata, però si trova su eBay. Io le ho comprate su eBay. Vi dico, si trovano anche in vari altri siti, anche italiani. Però io ho preferito prenderle su eBay per comodità, per pagare con PayPal, per insomma essere sicura. Io comunque mi fido molto di eBay, sono abituata con eBay, quindi per questo motivo preferisco prendere lì. Le ho prese dall'Inghilterra. Allora, dall'Inghilterra, se voi scrivete semplicemente Palette Sleek Sparkle, Palette Sleek Acid, le trovate, e costano sulle 9 sterline più la spedizione, che però da eBay, non so come siano gli altri siti. C'è anche il sito della Sleek, ma mi aveva detto Lacrimuccia che costa parecchio la spedizione dal sito della Sleek. Invece quelle di eBay costano molto poco, perché adesso non so se c'è questa nuova opzione da un po' di mesi, che si chiama Small Packets, cioè ve li mandano in posta ordinaria in pacchettini piccoli dall'Inghilterra, che costa tale quale ad una, come si dice, piove di brutto, mannaggia. Devo andare a fare la spesa e piove. Vabbè. Dicevo, costano tali e quali ad una spesa di spedizione italiana, quindi 3 sterline più o meno, che saranno poi 5 euro, quindi veramente un cavolo. Ovvio ci mettono un pochino di più ad arrivare, ma
Nella settimana in linea di massima arrivano, quindi insomma c'è una settimana, arrivano col postino, il postino che vi suona il campanello e vi consegna la merce. Quindi Small Packets è veramente un'ottima opzione di spedizione dall'Inghilterra, molto sicura. Le poste inglesi sono molto 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 efficienti e se avete la fortuna di avere anche un postino efficiente vi arriverà molto molto presto. Qui devo dire che le poste italiane, qui dove sto io, lavorano benissimo, non ho mai avuto problemi, arriva sempre tutto velocemente, cioè proprio non mi posso lamentare. Quindi ecco, questo è il mio consiglio. Per quanto riguarda la qualità di questi prodotti, è ottima, costa poco ed è ottima, cioè la Kiko a confronto La Kiko a confronto vale molto meno, nel senso che hanno questi colori che sono molto, molto, molto scriventi. Proprio scrivendo, ne basta pochissimo e guardate già che scrivenza. E sono sfumabilissimi, molto più di così. Io adesso ho voluto mantenere un colore piuttosto acceso, però volendo si può anche molto attenuare. E poi sono facilissimi da sfumare, sono talmente facili da usare che gli smoky vengono molto molto più facilmente rispetto a trucchi un po' più duri, un po' più difficili. E poi la durata, allora, io vi dico, sono tanti giorni che li indosso, adesso dovrò un po' cambiare perché sono giorni e giorni che continuo ad indossare questo viola. Vi dico, l'ho provato anche uscendo di sera, allora, ho provato tipo un sabato, una volta che sono uscita, mi sono truccata alle 2 di pomeriggio e alle 5 del mattino dopo, perché nel frattempo ero uscita, ero andata a spasso. L'avevo ancora perfetto, perfetto, perfetto. Io non ho nemmeno usato il primer, l'ho proprio messo così senza primer, senza nulla ed è veramente una dorata notevole, anche se non sembra perché poi sono molto polverosi. Infatti, l'unico difettino è che scende un po' di polvere qua quando lo mettete, quindi dovete mettere sotto un po' di cipria e poi spennellare via tutto. E quindi magari danno un po' l'impressione, un po' polverosi, dureranno poco, invece durano tantissimo. Quindi io vi straconsiglio i prodotti della Sleek, vi straconsiglio queste due palette. Poi se non vi piacciono i colori troppo accesi, ci sono anche delle palette nude, ho visto, però a me non piacciono. E poi ci sono tanti altri prodotti che non ho ancora avuto la possibilità di il tempo di guardare per bene, però sono certa che magari comprerò ancora qualcosa, magari qualche blush. Ho visto nell'ultimo video di Makeup Delight, lei fa vedere tre blush, c'è una palette di blush della Sleek che è veramente stupenda, penso che la comprerò. E quindi insomma io vi consiglio davvero tanto questa marca perché è una marca ottima, ottima. Bene ragazze, io ora vi saluto. Oggi tra l'altro mi vedo brutta perché piove, perché non ho messo le extensions, perché di qua, perché di là, perché non sono di buon umore. Adesso devo uscire, piove, piove. Veramente arrabbiata, ragazza, veramente arrabbiata per questa situazione meteorologica. Veramente, io cioè, in primavera dovrei trasferirmi tipo, non so, a Los Angeles o a Palermo, cioè insomma in quei posti in cui non piove mai. Secondo me, ecco, dovrei valutare di trasferirmi nel periodo primaverile in uno di quei posti caldi in cui non piove mai. Poi magari piove anche lì. Non so, fatemi sapere se siete di Los Angeles o di Palermo, se piove anche lì. E niente, ragazze. Allora, prima che me lo chiediate, questo bel medaglione a petalo l'ho preso da Bijou Brigitte. Anello preso, non so, il centro commerciale in cui l'ho preso è Mondo Vicino a Mondovì, però non so in che negozio l'ho preso e non era Bijou Brigitte, era un altro negozio, però non lo so, non lo so. E maglia da Jennifer, questa è una maglia col coprispalle attaccato, però di svariati anni fa, quindi non so se si trova più. Altre cose, trucco della Sleek, luce da labbra della Essence, quello Maxi XXXXXXL. E niente, ragazze, vorrei continuare questo video all'infinito per sfogarmi, sfogare la mia frustrazione primaverile, però devo chiudere qua. E scusate se oggi vi sono sembrata un po' pazza, ma effettivamente lo sono. Un bacio, ciao!